Ma intanto ringrazio l'Istituto Italiano di Cultura e porto il saluto del nostro presidente, del presidente Greg Turati, il senatore Bozzello, che avrebbe voluto essere qua e non ha potuto essere. Poi, L'ho ringraziato prima il sindaco del Pontello e una infatti, persona eccezionale. beh, lui è un po' il Deus ex machina di questa iniziativa che, devo dire subito, io faccio giornalista di mestiere, lo dico con un po' di vergogna per ormai la bassezza di questa categoria, però questo fatto mi tocca continuare a farlo per qualche anno ancora, per vicende che conoscete tutti. Quello che ho sentito qui, forse perché se voi siete abituati a sentirlo qui, non è il sentire comune. Forse dovremmo imparare a fare un po' più rete quelli che hanno qualche progetto un po' particolare, perché al di fuori il sentore è un altro. Il nostro progetto si chiama La Memoria Viva. Se riusciamo, vediamo un video, se sono riusciti a farlo perfetto. E che cos'è la memoria viva? Poi ve lo spiego dopo. Adesso vedetevi il video. Il video sfoglia la storia. La memoria viva parte da un presupposto che tutti cerchiamo, andiamo a caccia di memoria. Qui però ho sentito delle cose, i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, ho sentito delle cose che stanno per fortuna andando già oltre. La memoria è importante, io lo dico sempre ai ragazzi, se è utile, se non è utile non serve a niente. Quando alla prima elementare vi fanno fare 2 più 2, non è per fare solo un esercizio mnemonico, perché quando andate al bar e prendete il cappuccino più la brioche dovete sapere che 4 euro sono 2 più 2. Voglio dire, se non mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato a scuola, con la storia non lo facciamo. Anche perché i libri di storia ci insegnano spesso gli epiloghi della storia, cioè ci spiegano la dichiarazione di guerra, l'invasione, i campi di sterminio in questo caso, il trattato di pace. Noi abbiamo dei testimoni, anche sentirete, poi ci sono altre considerazioni in questo filmato. E raccogliendo in giro un po' di testimonianze fatte negli anni col lavoro che faccio, siamo poi arrivati a capire che quando si arriva alla guerra, quello che i libri di storia vi dicono, lo dico soprattutto ai ragazzi, quando si arriva alla guerra, i militari ci dicono che ci sono due modi soli per uscire dalla guerra, vincerla o perderla, non la fermi più. Sentirete dai testimoni, quando entravano nei campi di sterminio c'era un solo modo di uscire, il camino. Di lì non si usciva più. O noi studiamo che cosa è successo 30, 20, 30, 40 anni prima della dichiarazione di guerra, oppure arriveremo sempre alle guerre e dovremo sempre o vincerle, o perderle, o passare per il camino. Noi che cosa chiederemo ai giovani? Adesso vedrete un filmato, poi vi spiego. Cosa chiederemo ai giovani? Noi andremo nelle scuole, questo è un progetto che ha già il patrocinio di Regione Piemonte, noi arriviamo da Piemonte, la Giunta regionale, il Consiglio, Città Metropolitana, l'Istituto Italiano di Cracovia, la Fondazione Adriano Olivetti, altri stanno arrivando. Lo presenteremo in Italia ufficialmente il 15 febbraio a Roma. Questa è la Al prima Senato. pietra, al Senato, questa è la prima pietra e questa, come diceva giustamente, è un'opera di ceramica di Castellamonte, saranno due copie fatte a mano, una rimarrà qua, è la prima pietra, e una sarà alla Liliana Segre che farà un po' da testimonial a questo progetto. L'idea è proprio quella di chiedere ai giovani di raccogliere testimonianze con lo stile con cui si raccolgono quelle sulla Seconda Guerra Mondiale, ma su tante altre cose, perché ci siamo scordati. Ad esempio, che le leggi razziali non le inventò Hitler, le inventò Papa Innocenzo III nel 1215 al Concilio Laterano, quando escluse gli ebrei dalle arti e li costrinse a fare una comunità chiusa, invisa poi ad altri. Ci dimentichiamo che gli americani, che per 2 volte sono venuti in soccorso agli europei, avevano leggi razziali, Martin Luther King degli anni 50. Quindi erano dei razzisti quelli che ci aiutavano, attenzione. Forse questo nei libri di storia non c'è scritto. Ci siamo dimenticati della Bosnia? Ci siamo dimenticati dei milioni di morti quando si sono divise l'India e il Pakistan? Sappiamo che cosa succede in Nigeria? Perché adesso noi ci preoccupiamo di fermare l'esodo.
L'esodo non lo fermi. Come la guerra, o la vinci o la perdi. Come nei campi di sterminio, o passi dal cammino o non esci, esci solo di lì. L'esodo non lo fermi. Certo, e lo vedrete da questo filmato, quanti luoghi comuni ci sono con la storia della Seconda Guerra Mondiale. Proviamo a vedere il video e poi forse capirete cos'è questo progetto. La storia la studiamo tutti sui libri e la scriviamo tutti insieme ogni giorno della nostra vita. E siccome siamo noi gli scrittori della storia, per scriverla bene è utile leggere le pagine del passato, ma tutte, non solo le ultime di ogni capitolo, perché ogni epilogo ha un inizio. Il 28 giugno 1919, in Francia, nella Galleria degli Specchi del Palazzo di Versailles, viene sottoscritto da 44 stati il trattato che pone fine alla Prima Guerra Mondiale. Oltre al trasferimento in Inghilterra e Francia di un gran numero di interi impianti industriali e di 150.000 vagoni ferroviari, la Germania perde, a causa della riduzione del suo territorio, il 28% dei giacimenti di carbone e il 78% dei giacimenti di ferro. In più, deve pagare ai paesi vincitori un debito di guerra di 132 miliardi di marchi oro, 6 miliardi e 600 milioni di sterline. Gli Stati Uniti d'America non ratificano il trattato perché giudicano le richieste troppo onerose per i tedeschi. 1923, la Germania collassa. A gennaio un chilo di pane costa 250 marchi. A luglio 3.465. A settembre 1,5 milioni di marchi. A novembre 210 miliardi di marchi. A dicembre 399 miliardi di marchi. I lavoratori vengono pagati giornalmente con banconote che circa 200 fabbriche di carta stampano giorno e notte e li spendono tutti e subito, perché il giorno dopo valgono meno della metà. 1 aprile 1924. Adolf Hitler viene condannato a 5 anni di carcere per un fallito colpo di Stato. E in carcere scrive Mein Kampf, la mia battaglia, che contiene tutte le idee hitleriane sulla razza ariana. Esce dal carcere a dicembre dello stesso anno per uno sconto di pena e grazie all'amicizia con Alfred Hugenberg, che gode dell'appoggio dei grandi industriali, dirige la casa di produzione cinematografica UFA ed è editore di una catena di giornali capace di influenzare ampi settori dell'opinione pubblica, il Führer fa circolare in tutta la Germania la propria immagine e ne diventa il capo supremo. Il nazismo, io credo, lo sterminio dei campi appunto di Auschwitz e di Birkenau, ma non solo, Mauthausen e altri, Treblinka, eccetera. Perché? Perché appunto si è concentrato in Polonia, perché c'erano 3,5 milioni di ebrei che avevano creato una cultura importantissima e che rappresentavano l'essenza stessa di una cultura laica,
allo stesso tempo, oltre che religiosa, e quindi capire quale sia stato poi anche il prodotto di una filosofia occidentale, perché non è solo colpa della Germania, chiaramente, è stato un crogiolo proprio di idee che ha portato poi a delle forme di razzismo e a questa esasperazione dei campi di sterminio. Come finì la Germania di Adolf Hitler è una storia che raccontano tutti. Gli studi più recenti dicono che l'Olocausto causò fra i 15 e i 17 milioni di vittime, e le vittime della Shoah, lo sterminio degli ebrei, furono circa 6 milioni. Nel 1942 c'erano due grandi deportazioni dal ghetto e dopo queste deportazioni il territorio del ghetto fu diviso in due parti, la parte per la gente abile al lavoro e la parte per la gente non abile, cioè anziani, malati e bambini. Durante liquidazione del ghetto, il 13 marzo 1943, fu liquidata la parte per la gente abile al lavoro e queste persone furono trasferite nel campo dei lavori forzati a Płaszów. Giorno dopo, il 14 marzo 1943, fu liquidata la parte per la gente non abile al lavoro e così circa 3.000 delle persone furono in parte deportate in Auschwitz e in parte fucilate sul posto. E questa sedia indirizza il posto dove furono fucilati tanti bambini ebrei, proprio in questo vicolo di fronte alla sedia. Ma se la colpa non fu solo dei tedeschi, è forse anche perché qualcuno fece finta di non vedere, si girò dall'altra parte. Non tutti, per fortuna. L'ornato che si faceva, che era un po' l'onore della casa Felice Faccio della scuola d'arte, era tra uno di quei cameroni del vecchio ospedale. Giù in fondo c'era la falegnameria, dove io avevo scelto falegnameria invece della ceramica, cosa strana, però io avevo fatto quella scelta lì. E nella sala a fianco si faceva disegno. Nell'altra ancora, verso dove c'è la biblioteca, c'era una sala riservata al comando fascista e tedesco. E io durante l'ornato, con matita, la tavolozza, eccetera, eccetera, il soggetto da disegnare, ho sentito che stavano organizzando un rastrellamento in Valle Sacra per catturare Piero Viero. E avevano organizzato un rastrellamento partendo dal pedaggio e da campo, raccogliendo le due vallate per arrivare sopra e chiudere e fare magari catturare Piero Piero e gli altri. E io ho sentito tutta questa cosa. Invece di fare ornato ho fatto un bigliettino. E poi ho visto il professor Milani che girava nell'aula, ho preso quel bigliettino e lo metto in saccoccia, ma lui ha capito e mi ha detto non farlo, non farlo, non farlo. Ero andato via con quel bigliettino nel manubrio della bicicletta portandolo a San Rocco dove c'era il comandante Villa con Sclaverano. Mi hanno detto è troppo importante, devi portarlo tu. E io sono andato fino
a Castelnuovo Nigro in bicicletta a portarlo, e dopodiché si sono organizzati, il giorno dopo hanno fatto il rastrellamento, non hanno preso nessuno. Mai più? No, cały czas zło dzieje się na świecie w tym momencie. W różnych innych krajach. Tutto del mondo adesso sta succedendo il male, ci sono tanti conflitti. Może się tak stać, że znowu możemy doświadczać takich e si può ripetere anche sul nostro territorio. E infatti è ancora. Siamo nel 1947, la seconda guerra mondiale è appena terminata e in un'altra parte del mondo il Pakistan diventa indipendente dall'India, con un esodo di 15 milioni di persone costrette a spostarsi fra Pakistan e India in base alla propria religione e origine etnica, con le maggioranze etniche che finiscono per schiacciare e perseguitare le minoranze. Si calcola che a causa dell'esodo siano morte circa 1 milione di persone. 1992. In Bosnia, ex Jugoslavia, nel cuore dell'Europa, si scatena una guerra interetnica e alla fine del 1994 si registrano 187 fosse comuni, contenenti ciascuna dai 3 ai 5 mila cadaveri, 962 campi di prigionia per un totale di circa 500.000 di detenuti, 50.000 casi di tortura, 3.000 stupri. Alla fine della guerra interetnica, nel 1995, si contano 250.000 civili uccisi, fra i quali 16.000 bambini e oltre 3 milioni di profughi. Dal 2009 ad oggi, un conflitto interetnico in Centro Africa ha causato nella sola Nigeria 51.000 morti, di cui 32.000 civili e 2.500.000 di sfollati, che si sono rifugiati principalmente in altre regioni della Nigeria, in Chad e soprattutto in Camerun, paese che accoglie circa 100.000 rifugiati nigeriani. Il campo non perdona. Il campo non perdona perché quando il comandante che ci riceve ci dice voi entrate di qui e uscirete di là e indica la canna del forno crematorio, subito non ci pensiamo, pensiamo che ci sia un'altra porta di uscita, invece poi l'uscita è solo quella. Non è vero che la gente non sente queste cose, non si può dire non sono esistite, si può dire soltanto che bisogna documentare perché gli assassini della memoria non abbiano spazio. Certo, noi facciamo questa testimonianza e abbiamo il dovere di fare la testimonianza. Abbiamo anche il dovere di fare un tentativo, se è riuscito, di portare una voce di pace che è quella per la quale noi siamo oggi impegnati. Se non fossimo operatori di pace avremmo mancato al nostro compito. Questo fu l'ingresso a Mauthausen, dove ci fecero un bel discorsino in tedesco che poi qualcuno a sapere tedesco lo tradusse, e la frase più gentile fu: questo fu il portone da cui siete entrati e quella è la via da cui uscirete, indicando il comignolo del crematorio che fumava e spendeva un odore di carne bruciata. Quindi chi aveva delle illusioni le perse subito. Lì bisognava vivere minuto per minuto, non ora per ora, ma letteralmente minuto per minuto. E è difficile far capire una cosa del genere a chi fortunatamente non ha mai corso un pericolo reale della propria vita. Sulla parola razza ci sarebbe da scrivere un romanzo.
ci possono essere varie etnie, non è che cambi nulla nell'animo umano. L'umanità, la bontà o la solidarietà o la cattiveria che possono raggiungere limiti infiniti sia al di sopra sia al di sotto è insito nella natura umana, purtroppo. Solamente Hitler è riuscito a convincere mezzo mondo che gli ebrei costituivano una razza, come se ci fosse la razza cattolica, la razza maomettana, la razza shintoista. Ecco, eppure bisognava però che creasse, come tutti i dittatori, un oggetto di odio. Allora lui trovò gli ebrei. Io non odio nessuno, non è odio il mio. L'odio è un sentimento che distrugge e basta, non crea nulla. Invece nel mondo c'è bisogno di creare e non di distruggere. Io sto vedendo, appunto, specialmente in Europa, ma anche un po' in tutto il mondo, un ritorno strisciante del nazionalismo. Vede anche in televisione prodotto italiano, questo esclusivamente italiano, e questo qui è una sottile propaganda che abbiamo già visto, è un déjà vu, anche mia moglie lo può dire. Ai tempi del fascismo tutto quello che era italiano era bello, ecco, era bello, era buono, era bravo, italiani brava gente. Mentre invece a me non me ne importa nulla se l'olio è fatto con le olive greche, che i greci coltivavano le olive quando i nostri antenati uscivano dalle caverne quasi, e quindi che sia l'olio fatto con le olive greche, basta che sia qualità. Quindi è quello che nei giovani purtroppo viene stellato piano piano questo criterio di nazionalismo, e il nazionalismo e il razzismo vanno di pari passo. Quindi per conto mio prima o poi ci sarà una nuova rivoluzione, ci sarà un qualcosa che sconvolgerà di nuovo il mondo. Provate allora a leggere gli ultimi capitoli della storia, quella che stiamo ancora scrivendo, per cercare di scriverli con un epilogo diverso. Volevamo stupirvi con effetti speciali, infatti è andato a scatto, va bene. Ma lo dico soprattutto ai giovani, avete visto lì quante cose noi ogni tanto vediamo con superficiale, quante volte avete sentito parlare della certezza della pena, che cos'è? Sarebbe utile, sarebbe, con la certezza della pena Hitler sarebbe rimasto in carcere 5 anni, durante la grande crisi della Germania, che lui ha sfruttato, non sarebbe stato libero e non ci sarebbe stato il nazismo. Uno dice, ma la certezza della pena è una quisquiglia sulla quale si... No, se con la certezza della pena Hitler non ci sarebbe stato. Senza la voglia di mettere in ginocchio e di umiliare la Germania, di Francia e Inghilterra, al Trattato di Versailles 1919, ecco perché il nostro progetto è 1919-2019, la Seconda Guerra Mondiale non è cominciata con l'invasione della Polonia, è cominciata col Trattato di Versailles. Col Trattato di Versailles le nazioni europee hanno stretto il cappio al collo dei tedeschi, e quando un chilo di pane costava 3 miliardi e passa di euro avevi due possibilità: morire di fame o fare la guerra. Se poi ti trovi un Hitler che esce di carcere grazie al fatto che non c'è la certezza della pena, fai la guerra. Questo è quello che succede. Ora, noi perché l'abbiamo chiamata la memoria viva? Perché ai giovani non chiederemo di rifare questo percorso. O meglio, ai giovani che questo percorso l'hanno già fatto, chiederemo di farne un altro. Voi avete già fatto un ottimo lavoro, voi sareste un ottimo test, poi vi contatteremo. Fatecelo presentare a Roma e poi vi contatteremo, perché vi stiamo dicendo, trovare i testimoni dei campi di sterminio è difficilissimo, ma trovare i testimoni della Bosnia no.
e trovare i testimoni della Nigeria, stanno arrivando su tutti. Cosa è successo in Bosnia fra il 70 e il 90? Perché poi nel 92 scoppiò una guerra con una pulizia etnica così feroce. Chi conosce l'allenatore, io lo so perché abita dalle mie parti, l'ex allenatore del Torino, Mihajlovic, la casa dei suoi genitori fu la prima ad essere bombardata perché era nel villaggio. Un suo amico fraterno andò a dire ai suoi genitori: andate via perché domani la bombardiamo, e sparò contro la casa per convincerli, perché non volevano andare via. Era dall'altra parte, li prese e li incarcerò, un amico fraterno. Che cosa successe in quei 20 anni perché un amico fraterno spari all'indirizzo dei tuoi genitori? Che cosa è successo in Africa, terra che ha delle ricchezze? Cosa è successo in Africa perché vengono via milioni e milioni di persone dall'Africa? Ma non adesso, quello che succede adesso ce lo dicono le TV, ce lo diranno i libri di storia fra 50 anni, perché la storia si scrive con ritardo. Cosa è successo 20 anni prima? E i testimoni di quelle vicende ci sono. Quindi il nostro progetto, La Memoria Viva, chiederà ai giovani di armarsi di telecamere, telefonini, e di andare a caccia, di scegliersi un tema. Ve ne dico un altro che dite, ma no, non si può fare un ragionamento così, invece si fa. Cosa succedeva 30 anni fa negli stadi di calcio, quando le famiglie andavano a vedere le partite? Oggi non si può più, perché c'è odio, c'è violenza. Che cosa è successo? Che cosa ha cambiato così tanto il nostro modo di vivere, che fratelli in Bosnia si ammazzano, che un paese come l'Africa provoca un'ondata, che allo stadio non si va più perché è rischioso andare allo stadio? Io ero piccolo, andavo allo stadio con mio padre, ci divertivamo da matti, ma andavamo assieme. Io arrivo da Torino, sono tifoso juventino, avevo vicino di casa del Torino, andavamo giù assieme, ci prendevamo in giro ad andare giù, ci prendevamo in giro ad andare su. Io avevo un po' più di soddisfazione perché ho mai vinto, ma comunque era divertente. Juventino la parte peggiore, questo è un difetto, però. Lo so. No, il più grosso è quello di essere giornalista, credetemi, conosco i miei colleghi. Il secondo è quello di essere Juventino. Comunque, voglio dire, era una festa. Perché non è più così? Che cosa è successo? Allora, ai giovani chiederemo di andare a raccogliere non le testimonianze che fra 10 anni purtroppo non avremo più di Auschwitz. Le abbiamo raccolte, raccogliamole, teniamole lì. Ma non facciamole una memoria morta. Quante volte l'ho sentito dire qua in questo momento? Non facciamole una memoria morta. Allora leghiamo i libri alle cineteche. No. Armiamoci con la stessa voglia e andiamo ai testimoni viventi di altri episodi che la storia non ci ha ancora raccontato. La Bosnia, la Nigeria e tanti altri. E portiamo a casa l'insegnamento di quello che è successo prima, perché quando si arriva lì, all'invasione della Polonia, non c'è più niente da fare, o la vinci o la perdi la guerra. Quindi questo è il nostro progetto. Sono contento però di aver sentito qui, e ringrazio l'Istituto di averci ospitato, ho sentito qui delle voci molto in sintonia. Dovremo imparare a fare molta rete, perché credetemi, io che faccio questo bruttissimo mestiere, fuori la sintonia non è quella. Grazie.